Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. In un ospedale infantile del Messico, alcune infermiere dichiarano di aver visto la presenza di uno spirito di un bambino di 5 anni. Un giorno, le infermiere decidono di percorrere il corridoio dove la presenza di quello spirito è più frequente, filmando tutto ciò che succede, e ad un certo punto lo spirito del bambino si mostra a loro, facendosi riprendere come se nulla fosse. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Sto dicendo una buona parola. Un uomo si ferma ad una stazione per rifornirsi di carburante. Mentre l'uomo sta facendo il pieno, si accorge che una strana figura si è appena materializzata vicino all'insegna del distributore di benzina. Lo spirito sembra essere quello di una donna e sembra che indossi un abito da sposa. L'uomo, nonostante la paura, riesce a scattare questa foto e questo è ciò che è rimasto impresso. Il prossimo video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in un negozio. Il filmato mostra l'apparizione dello spirito di una ragazzina che compare davanti alla vetrina del negozio, compiendo dei movimenti davvero strani. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Il prossimo video è stato ripreso da un ragazzo che, trovandosi da solo in casa, avrebbe registrato la voce di uno spirito che gli chiedeva aiuto. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Pero ya era muy noche. Fue en el último novenario, creo. Entonces, pues la neta no se ve nada, pero no sé qué pedo, güey. La neta. Pero se los juro, güey, se los juro que sí escuchamos algo, güey. Por lo que más quieran, les juro que sí escuchamos algo. No sé muy bien qué sea, güey. Bueno, escuché, güey. Mi tía estaba durmiendo conmigo y escuché algo. Entonces, no sé qué pedo, güey. La neta, ando machín cagado. Vamos a ir por toda la casa. Ahí está el Tonis. Tonis, ¿qué onda? Novenario, creo. Entonces, pues la neta no se ve nada, pero no sé qué pedo, güey, la neta. Pero se los juro, güey, se los juro que sí escuchamos algo, güey. Por lo que más quieran, les juro que sí escuchamos algo. No sé muy bien qué sea, güey. Bueno, escuché, güey. Mi tía estaba durmiendo conmigo y escuché algo. Il prossimo filmato è stato ripreso da un uomo di nome Hector, che racconta che in casa sua ultimamente succedono delle cose davvero strane. Di solito, quando lui è solo, sente come dei sussurri e una strana voce incorporea.
Sembra che lo chiami per nome. Ciò che registra quest'uomo è davvero impressionante, ma andiamo a vedere il documento. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!